Ragazzi, avete capito bene? Siamo tornati su GTA 5! Non vedevo lo... non so tutto bagnato. Come avete detto dal titolo, oggi andiamo in mountain bike. Ma dove in mountain bike? In mountain bike con la bici. Ma quale bici? No, lì ci sono le bici da noleggiare. Io la voglio analizzare uno delle. No, aspetta, amigos. No, qui. Dio quanto paghiamo. Io, scusa. Oh, ops. Io piccolo metodo. Ecco, frigetto. No. Io bro. Date. Posto. E vabbè, no! Tu scappi! No! Ciao! No, cazzo! Sta polizia di merda! Porca troia! No, adesso la polizia deve sempre rompere. Oh! Sempre rompere, deve sempre rompere. Quanto vorrei che... Cioè, io vorrei che esistesse una mod dove si... Io vorrei una mod dove potrei tagliare la polizia, magari. Se scendo nel mio... Insomma... Mi sono molto avvantaggiata, perché se loro scendono ho... No, non ti avvicinare, polizia di merda. Solo perché ho spazio. Poi c'ho il silenziatore, porco due. Ah, la polizia ce l'ha andata. Evviva. Ciao polizia! Ciao! Allora, di un po'. Questi due avevano il pompa, questa è la pistola. Aspetta, dai, si deve spostare. Che auto avevate? Avevate questa auto e quest'altra. Carina. Allora, uno deve salire con lui e altri due salgono così. Ma che stronzi, poliziotti, cioè, mi hanno investito. Sono un po' bastardi. Va bene, dai, raga. Fa niente. Ragazzi, lasciate un bel like. Oh, là. Porco due, ci sono solo bici da corso. Come faccio il mountain bike con una bici da corso? No. Allora ragazzi, faccio così. Io ora vado lontano perché sono un piccolo metodo. Ora vado lontanissimo. Vabbè, lontanissimo no. Vado lontano, poi torno e poi le bici spawneranno. Prima avevo visto una mountain bike. Porco Dio. Nella realtà c'è l'auto. Non l'auto. Vabbè, sia l'auto sia le bici si sarebbero distrutti. Miau. Le
ragazzi, e ve lo ridico un'altra volta. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il ritorno di GTA 5. What? Eccole, che vi ho detto? Quella è una mountain bike. Col parafango inutile, ma vabbè. Io amo mettere il casco. Cioè, ragazzi, se non c'è il casco per la bici io mi cavolo, perché... Oh, ragazzi, il casco serve sempre. Io non ho mai, ragazzi, capito la gente che non si mette mai il casco. Non l'ho mai capita. Sì. Oh, che culo! Yo, man. 10 euro, ma siete matti voi? No, merda! Si è levato il casco. Porco due. No, mo come faccio, raga? Ma non c'ho più il casco questo. No! E mo, no, se mai oggi... Ideona! Prendo il casco delle motocross. Faccio così. Prendo il casco e metto sulla bici. No, che... Ah, sono un genio. Ok, allora vedi un po'. Facciamo 3 giri per questo percorso. Sarebbe questo. E poi un giro nell'altro. Sarebbe quello che ti porta dall'altra parte. E levati. Questo potrò anche saltare, sì. Questo posso mirare. Eccola. Ok. Sto imparando perché, ragazzi, è tipo da tantissimi mesi che non giochiamo a GTA e quindi non sono abituato. Ah! Oddio! Vai. No, la tigre! Levati, che cose sono cattive. No, l'ho ucciso. No, che vivo. Io non sono un animalista, però amo gli animali sempre. Comunque, ragazzi, vi devo dire una cosa. Visto che da tanto faccio sempre da game, così, qua là, da. Io vorrei parlare un po' con voi, che stavolta, se possibile, visto, ragazzi, che c'è un nuovo video che si chiama "Ho comprato un nuovo gioco", commentate lì, perché non so perché, ma qui mi si è bloccato stranamente. Mi stavo dicendo che i miei commenti sono stati disattivati, non so perché neanche. Ma se avete visto, non lo so, quel video dove si chiamava "Ho comprato un nuovo gioco" o "sto installando un nuovo gioco", commentate lì, perché lì il commento è aperto, e dite vostra opinione, cioè parlate, perché io ora vi devo parlare di una cosa. Allora, questo è un obiettivo che vorrei fare: arrivare a praticamente 20 iscritti. Così farò speciale 20 iscritti. Se entro tutto questo mese non faccio facciamo così: fra una settimana, se non arrivo tra i 20 iscritti, allora faremo così. Interessante, faremo così. Farò un speciale 13 iscritti, perché ieri mi si è iscritto un tizio. Grazie di cuore. E niente, volevo dire, ragazzi, iscrivetevi di più. Se vi iscrivete, faremo speciale 20 iscritti. Se non ce la faremo, pazienza. No. Allora, poi
farò un altro video dove si chiamerà ragazzi andiamo in motocross su GTA 5. Sì, perché dopo la mountain bike faremo anche faremo anche GTA 5. Sì, vabbè. Guardare il mio telefono che stava registrando. No, cosa devo dire? No, mi sono distratto un'altra volta. Signore! Signore! Come si permette? Come si permette di vestirmi? Infame! No, vabbè. No, scappa. Ho fatto una grande cazzata, ragazzi. Ho fatto una cazzata, ragazzi. Ma grande. Ok, c'è un poliziotto qui, ragazzi. Devo fare la mia strategia. Devo andare lì su. Vado qui. Solo per avermi dato un tizio. Però se lo meritava, Cioè mi ha investito. Come si permette? Oh ragazzi, su GTA sinceramente è un po'... Allora, prima di parlare al discorso serio, GTA 5 è un po' stronzo. Sì, ragazzi, sì. Perché, appena fai qualcosa c'è la polizia. Oh, c'è la polizia che dopo 3 secondi arriva, cioè... Va bene, Rockstar Gaming, se mi senti, se hai visto questo video, se mi stai guardando, Rockstar Gaming, togli la polizia, santo Dio. Togli sta maledetta polizia. In che senso però togli definitamente? Non così, ma in senso che devi togliere la polizia quando faccio una cosa, tipo dopo 5 uccisioni viene la polizia, ma non dopo una. E che palle dopo una, ma io non lo so, ma non si può fare così. Ho capito che forse in realtà, ma che cazzo mi frega della realtà? La realtà è un'altra cosa, non è un gioco, è un'altra. Non è un video sfogo, ragazzi, non è che proprio sto dicendo a Rockstar Gaming che fa schifo sto gioco. Sto dicendo che è un difetto, la polizia che viene tipo, cosa sta succedendo? Levati bici! C'è gente che urla. No, ma io ora prendo la pistola in mano. Che succede? Ah, forse un inseguimento, aspettate. Ah, potrebbe essere un inseguimento perché la polizia poi con il ladro si ferma. No, vabbè, ma... Stavo dicendo che quando la polizia si ferma, scende e spara come sempre è stato fatto. Dimmi che la bici ancora c'è. Ah, beh, perché sono io scleravo. Che anche qui, 3 secondi, se ti giri, tipo... Quell'auto o quel coso non c'è, cioè, sparisce. Che ne sono? Le 5. Le 5:17. Non so se fare ancora quel giro, cioè questo o un altro. Perché tra un po' diventa buio. E buio fare molto a me che non è bello. Facciamo così, io ora aspettate che vado a prendere il casco. Ecco qui. Il caschetto. Dammene uno bello che mi piace. Bello questo! Bellissimo! Facciamo così, ragazzi, facciamo questo.
Cioè l'altro percorso sarebbe... Non questo, ma l'altro. Sarebbe... Prende... Non quello, ma l'altro che sta lì. Ragazzi, voglio fare una piccola cosetta, tanto qui non potrei arrivare. Ah no, pensavo che l'avevo ucciso, perché sì, l'avevo ucciso. Shit. Ma come posso... No, ragazzi, se io ho ucciso una persona con la bici... Ok, no, perché stavo dicendo, se io ora l'ho ucciso con la bici, con pochi colpi, io giuro che me ne vado. No vabbè, ora è morto, eh? Cioè è morto passando con la bici, cioè, neanche nella realtà, ragazzi. Rockstar Gaming, ma che cosa ti stai inventando? Ok, facciamo questo percorso. È così un percorso hard. Molto hard. No, no, prendo qualcosa di più cattivo, un po' di, qualcosa di più cazzuto. No, c'è la fascina a cazzo mozze. No. Ma come l'ho detto cazzo mozze? Voglio quella qua. No. Ah, ciao! Ok, ora ci andiamo. Tanto qui la polizia non arriva mai, perché in primo caso non posso... Non c'è tanta gente che la può chiamare. E seconda cosa, siamo desolati. Cioè, la polizia neanche ci riesce ad arrivare qui. Cioè, neanche la macchina non ci arriva. Non so perché, ma non vuole arrivare. Oh! Cioè, non ci arriva con la macchina perché non è potente, madonna. Si incappotto, fanno un casino. Non so se prendere l'altro che era più figo. No, ho sbagliato, quello era più figo. Questo non c'è niente, questo va tutto dritto e basta. Quello c'è la salto, c'è la robe, questo va, si va tutto dritto e basta. No. E vabbè, perché ero distratto col tizio, quello mio. Forse qui faccio un trick? No. Che palle. Se ragazzi aggiungiamo almeno 3 like, ritorno a fare questo percorso. Però dobbiamo aggiungere almeno 3 like. No, facciamo così, un like mi basta. Ah no, però anche questo c'è il salto. Ah, ci avendia! Bello. Ok, anche questo è bello, ma... Raga, si prende un sasso, morivo. Oddio, non avevo visto il burrone. Stavo dicendo... No! Un po' meglio lo potevo fare. Sto dicendo, ragazzi, che questo discorso serio che volevo fare è che... Cioè, sì, sono contento, ma neanche perché ho pochi iscritti. Lo so che... Lo so, ora mi dite, ero aperto. Lo sai che forse non capisci. E cosa non capisco? È che quando fai lo youtuber si inizia di piano piano. Vabbè, ma questo lo so. Lo so questo. Madonna, stupido. Non io. C'è lui, stupido, ma la vedi che questo non è un percorso di bici? Ora devo prendere un'auto, sto dicendo, Roberto, guarda che fare, se devi fare lo youtuber, inizi da piano piano. Sì, c'è il mio amico, ha iniziato da pochi giorni, cioè, e c'è 74, cioè, vuol dire 74 iscritti, perché fa video di Fortnite. Sto Fortnite, ma come non c'è sto Fortnite? Ragazzi, domanda, Warzone, Fortnite, è lo stesso.
Vai dal cielo, paracadute, traviare, le emozioni amici, basta. È diverso solo le skin, le stagioni? Cosa è di divertente? GTA 5 almeno è molto più divertente. Cioè, hai le missioni, c'è il GTA Online. Mi direbbe, cosa faccio sul GTA Online? Prendi le armi, hai le skin. Sì, ma questo è un gioco open world, quindi puoi fare quello che ti pare. Invece, su Fortnite, voi dite, e vabbè, però, no, voi, se vuoi, però tu, su GTA Online, qualcosa così, anche lì se prendi le skin uccidi. Ma lì open world, quindi è molto meglio open world. Perché puoi fare quello che vuoi. Tu ora me la paghi. Madonna, no, ora tu scendi. Guidatore, sei morto. Sei morto tantissimo. Come ti permetti a fare? Tutti? Ok, ora che faccio? Vado sul telefono. E che fate? Oh, ho paura. Scendi, amico. Ok. Tiè, ora chiamo la polizia. Voglio vedere. Polizia. E ora voglio vedere. Voglio vedere ora come morite male. Dove sta la polizia? Eccola! Aiuto. Polizia! Aiuto! Polizia! Fai qualcosa! Ma cosa fai? Dove vai? Ah, ti sei calmato, eh? Ti sei calmato, mo. Bravo, vattene via. Oh, ragazzi, l'ho fatto bene chiamare la polizia. Pensavo che il signore chiamava la polizia non funzionava niente. Ok, ora torniamo a casa. No, ora quanti chilometri devo fare? No, scusate, quanti chilometri devo fare? No, perché se sono tanti, ti pare che torno a casa? Sei chilo, ma ti pare? Ma ti pare che lo faccio? No, perché sono chiamato? No, perché entri nella macchina? Qual è il tuo problema? Scendi da sta macchina. Perché rientri? No, ragazzi, è buggato il gioco. Fate solo le cose. Chiama sto maledetto taxi. Madonna santa, si mi fa un porco due. Chiama e basta. Oh, se ora il taxi va via. Giù, se ora il taxi se ne va via, io mi incavolo di brutto. No, solo. Vabbè, ma dove stai andando? Ma fermati! Sono qui, santo Dio, ti puoi fermare? Sono qui, ti fermi! Ma dove vai? Ma sto qui! Ti puoi fermare? Ma ti puoi fermare? Sono qui! Fermati! Ah, mo suoni! Ma stavo lì! Ma porco due! Che infame! Madonna! Dai, sbrigati! Ah, e sai ora mo che ti faccio? Per aver causato questa roba che ci sei messo 30 anni a venire, cioè a fermarti, 30 anni, ti do una piccola punizione, ma proprio... Musk,
c'è la punizione. La tua punizione sarà, sai quelle sarà? Prima cosa ridarmi i soldi. E seconda cosa, andare all'ospedale. Ma dove mi hai portato? Dove cazzo mi hai portato? Dove mi hai portato? Casa mia sta lì. Oh, ridermi i miei 18 euro. Oh. Che brutto stronzo che sei. Oh, io ho chiesto di portarmi a casa mia e questa mi porta qui giù. Polizia di merda che anche se te è. Che stronzo. Sono un metodo per scappare la polizia. Ragazzi, questo metodo può funzionare con tutti i personaggi. Allora, arrivi in casa tua se c'è la polizia, però massimo 3 stelle. Con 4-5 stelle non funziona, massimo con 3 stelle. Vai qui, veloce, e dormi. Se tu dormi, la polizia non verrà. Fatemi dormire. Buongiorno, le sentas. Potrebbe anche bastare. Però la cosa che voglio fare ora è farmi una bella nuotatina. Alla! Ci cambio il costume, anche se questo è per dormire, ma che mi frega. E già alle 8 di mattina, perfetto. Ragazzi, davvero lo sento, davvero è uno spettacolo. Cioè, anche se lì ci sono tanti crimini, tante cose, è davvero molto bello lo sento. Tuffati! Spero che non in modo malissimo. Ragazzi, voglio fare una cosa. No, aspettate ragazzi, scusate. Banzai! Perché? No! Raga, pappa! Ora faccio il tuffo! Oh, però l'ho fatto a capriola! Se ci pensate bene, l'ho fatto a capriola! Raga, ora voglio provare a fare il tuffo da lì sopra! Cioè, non dal balcone, ma dal tetto. Allora, se non mi sbaglio, se facevo così, fermi tutti. No. Non serve l'auto. Vai su secchioni, vai qui. E devo fare un bel tuffettino. Da qui, oddio, c'ho paura. Raga. Prima di fare il tuffo, scrivete sui commenti, però su, appunto, sull'ultimo video che dura 15 secondi, sarebbe, vabbè, scrivete sui commenti, qualsiasi tipo di commento, prima di tuffarmi se io mi faccio male. 3, 2, 1, via! Sono morto! Però io ho sbattuto la testa, è vero, che ho sbattuto la testa! Ho sbattuto la testa. Nella realtà io rimanevo lì da solo perché non c'è nessuno. Cioè, prima sbatto adesso per riconoscenza e poi a fuoco. Niente. Sta qui. Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Ci vediamo in un prossimo video. Bella raga!